I maltrattamenti subiti dai visoni negli allevamenti italiani, le immagini di un'indagine condotta da due gruppi animalisti. Roberta Badaloni. E mi ricordo che c'erano sei animali, sei visoni nelle loro rispettive gabbie che all'inizio erano molto spaventati dalla mia presenza ed erano nascosti. Poi col passare del tempo hanno preso coraggio e si sono avvicinati. Quelle notti, quando improvvisamente i cancelli degli allevamenti si riaprivano, non dipendenti ma attivisti, quelli di Nemesi Animale ed Essere Animali. E hanno iniziato a fare dei movimenti sinuosi con il loro corpo e mi hanno comunicato una voglia di libertà veramente incredibile che io non ho mai visto da nessun'altra parte nella mia vita. Una delle più clamorose investigazioni italiane è quasi 2 anni tra quelle file di gabbie, dove si sono infiltrati, dove hanno piazzato telecamere fisse, perché le immagini, dicono, restituiscono identità emotive che un oggetto come la pelliccia offende e cancella. L'istinto di una mamma che tenta di proteggere i cuccioli, le ferite di un'esasperazione che in spazi stretti porta al cannibalismo, l'impotenza di convivere in una gabbia con i fratelli morti, il cibo, una polpetta che leccano attraverso le sbarre. Ci sono decine di migliaia di animali ammassati in pochissimo spazio che urlano la loro disperazione in un modo veramente forte, che ti colpisce molto. Poi l'uccisione con grida che si incrociano, il terrore degli animali ed una inspiegabile esaltazione umana. Ci sarebbero regole, ma qualcuno risparmia improvvisa un vecchio frigorifero al quale viene attaccato il tubo di scappamento di un trattore. La morte arriva in circa 2 minuti, l'inferno là Le pareti dentro, interne quando gli attivisti aprono la mostrano cella e vittime la trovano disperate, scalfita dai tentativi di graffi. fuga degli Adesso animali. rischiate una denuncia. L'unico rischio possibile potrebbe essere che un allevatore dice questo proviene dal mio allevamento, riconosco queste, però nessuno ha l'interesse di farlo.